Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi siamo su Dragon Ball FighterZ e finalmente proveremo la modalità Arcade. Ho deciso di portare la modalità Story in Live, come alcuni sanno, avrei dovuto fare una live oggi e lunedì scorso. Però purtroppo la mia carissima connessione ha deciso di abbandonarmi, di funzionare veramente male. Infatti avrei voluto fare oggi degli scontri online per inaugurare l'uscita del gioco, invece no. Questo perché internet mi vuole tanto bene. Ovviamente ragazzi, rimedierò in futuro, cercherò di fare più video. Come avete visto, ieri è uscito Dragon Ball Battles, ho deciso di riprendere la serie. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace il fatto che sia stata rimessa, se non vi piace, tutto quello che volete. Ovviamente l'ho rimessa proprio perché non ho notato un miglioramento del canale, anzi ho notato un piccolo crollo a causa appunto della mancanza di molti video questo mese. Ovviamente ragazzi, i video usciranno come al solito, 3 video principali, tra virgolette, 4 video di Battles. Questa settimana forse uscirà pure un video extra, ovvero la recensione della tastiera Klim. E niente ragazzi, detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione. Cioè ragazzi, ma quanto cazzo è bello questo gioco. Ok, che fa? Non fa niente? Oh, attenzione. Mi sposto un po' prima che prova a colpirmi. Beh, abbastanza facile al momento, eh. Infatti, un po' scarsuccio. Magari poi la IA aumenterà, perché comunque ho visto che è abbastanza figa come intelligenza artificiale. Cioè perlomeno ho visto in single player, nella battaglia normali, che è possibile fare appunto degli scontri assurdi dove la CPU è molto difficile da sconfiggere. Ok, spammiamo un po' come gabbiano. Questo gioco, raga, vi giuro, è il gioco perfetto per lui, perché lui vive, proprio gabbiano vive di spam. Quindi giocare potendo spammare, mannaggia a me, se non mi concentro mi fanno il culo quanto una capanna. Stavo dicendo che Gabbiano appunto vive di spam, quindi se ragazzo il gioco sarebbe fantastico per lui. Comunque cerchiamo di concludere qualcosa, magari ora facciamo la ultimate. Sarebbe stato figo se fosse stato nello spazio e se avessimo affrontato come ultimo avversario Goku, perché appunto c'è la conclusione drammatica, là, come cavolo si chiama. Ok, praticamente qua partono le mosse da sole, però voglio fare la ultimate. No, cazzo. Ok, ti prego dimmi che va. Oh, sì. No, la Kai. No, ok. E lo schiocco di dita, però con Black diventa Kai, per quello che ho capito. Però abbiamo fatto una conclusione distruttiva, quindi GG. No, no, tranquillo, non hai esagerato. Adesso almeno quasi distrutto un ragazzo figo, appunto, di uno dei tuoi allievi, però tranquillo. Ok, abbiamo vinto, grado S, beh, è stato abbastanza semplice, sei chiaro. Cioè, un po' scarsuccio come avversario, sei chiaro. Comunque, andiamo ad affrontare. Ah, partecipante al torneo della potenza. Ma come me l'hanno chiamato? Mamma mia. Vabbè, dai. Quindi ci sono dei team prestabiliti e dobbiamo sempre affrontare. Figata. Ora la salto l'intro, raga. Bella e bella, però non si può perdere tempo. Ok. Peccato che non riesco a fare le combo, perché appunto non le ho studiate ancora. Però vabbè, piano piano ragazzi, cercherò di imparare un po' a giocare, magari per portarvi qualche partita competitiva. Sì ragazzi, diventerò il nuovo stick. Ma in realtà non mi interessa proprio il gioco competitivo, perché a me piace in realtà giocare per i cazzi miei tranquillamente. Ad esempio qua ho missato completamente una combo, l'ho fatta proprio di merda, però dettagli. Ok. Ok, questa è ben piazzata. No, come non detto. Che fighissima questa mossa. Che poi in sottofondo staranno dicendo delle frasi, però non le capisco, perché appunto essendo concentrato e non capendo un cazzo di giapponese non capisco. Ok. Ok, perfetto.
Becca testa Kamehameha. Perfetto. Vabbè, ancora è facile, ragazzi, è chiaro. Ancora siamo agli inizi. E penso che una volta finita appunto l'ultima battaglia, che dovrebbe esserci tra un po', termino il video, ragazzi. Tanto questo qua era un piccolo video di prova in realtà, per vedere appunto se vi interessa Fighter Z, se volete vedere altri video. Quindi semmai mostratemi il vostro supporto lasciando like o appunto dandomi una vostra opinione nei commenti, magari pure riguardo al gioco, dato che comunque ho pure fatto una recensione qua sul canale. Ok, vorrei finirla con un ultimate, però così mi faccio malmenare. Mi sono infatti uccidere, ma come cazzo parlo? No, comunque mi sono fatto uccidere SL per fare il coglione. Vabbè, almeno faccio l'ultimate con Gon, se mi riesce. Perfetto. Mamma mia, raga, che finale. Ah, per giunta. Spettacolo. Grado A, vabbè, ci siamo fatti ammazzare un compagno così a caso. Però vabbè. Attenzione, un Majin, un dio e un lupo. Perché Cell è un lupo? Mi stai dicendo che è un cane? No, seriamente, ragazzi, non ho capito perché dovrebbe essere Cell un lupo. Ah, ce l'ha con Black, certo. Vabbè, sì, cominciamo, raga. Allora, cerchiamo di ararlo abbastanza bene, sto Black Goku. Madonna. Sbaglio ed è molto più forte. Cioè, raga, la CPU è OP, cazzo. Mamma mia, raga, questa ce la dobbiamo giocare bene perché ci fanno il culo, eh. Va bene che io comunque ci ho giocato pochissimo a Fighter Z, tanto qualche battaglia di storia, che comunque appunto la modalità storia è abbastanza semplice, però. Mamma mia, raga, ma cos'è sta CPU? Cioè, magari sono io che mi sto impressionando facilmente perché appunto non sono un espertone di sto gioco, però cavolo, è fatta bene. Sembra meglio di quella di Xenoverse. Ok, almeno lui l'ho ammazzato. Almeno lui. Perfetto. Ok, ti prego, dimmi che va. Sì, mi ha mangiato il bastardo. Aia, cazzo. Volevo fare una combo di mosse supreme, però non ci sono riuscito. Vabbè. Dobbiamo giocarcela bene, ragazzi. Cioè, non mi va proprio di perdere come ultimo scontro. Ok, ragazzi, ci riproviamo nel prossimo video, dai. Mamma mia, perdonatemi, però comunque ancora non ci ho giocato molto, ma faremo qualche altra, magari. Vabbè. Faremo qualche altro video su sto gioco, magari cercando di diventare più forte. Facciamo un'ultima prova, tanto per. Eh sì, raga, non voglio lasciarvi con una sconfitta. Mamma mia, che combo. Ci credo che gli ha fatto fare una brutta figura come Dio. Raga, non si può giocare, assurdo. È OP. Cioè, perché la cosa brutta è che ti fa 3000 combo in 2 secondi.
Perfetto, uno a terra, regà. Dobbiamo cercare di vincere in modo decente. È fortissimo, cazzo. Eppure, ce la possiamo pure fare, dai. Ok, ragazzi, manca l'ultimo. Manca l'ultimo. Che cosa? Che cosa, ragazzi? Cioè, scusatemi, io ho fatto l'ultimate e me l'ha contrattaccata così. Mamma mia, meno male che me l'aveva allontanato. Ok, ti prego, dimmi che ha funzionato. Ah. Perfetto, no, perfetto. Oh, che bello, ragazzi. Nel frattempo, ne approfitto. Il video ovviamente finisce qua. Abbiamo vinto la nostra prima arcade. Abbiamo avuto qualche difficoltà. Questo è stato vero, ma ce l'abbiamo fatta, fortunatamente. Comunque, ragazzi, lasciatemi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Inoltre, ovviamente, seguitemi sia su Instagram che su Facebook, dove pubblico gli aggiornamenti riguardo al canale. E nel frattempo mi crasha il server, grazie server della Bandai. E niente, ragazzi, detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella! Felicia,